L'attacco dei droni ucraini, almeno secondo la propaganda russa, al Cremlino. Ci sono molte incertezze su quanto è avvenuto, ma alcune cose sono abbastanza chiare. Primo, è estremamente improbabile che dei droni siano partiti dall'Ucraina e abbiano raggiunto Mosca. Le difese antiaeree e antidrone russe sono piuttosto fitte. Sarebbe davvero impossibile, direi, che dei droni abbiano percorso 500 km senza essere individuati e abbattuti. Restano quindi due ipotesi. Il primo, quello della cosiddetta false flag, cioè un attacco messo in scena dai servizi russi o comunque da qualcuno all'interno della leadership russa per scopi abbastanza chiari, cioè quello di suscitare emozione all'interno del paese, di stimolare una resistenza, diciamo così, tra la popolazione russa nel momento in cui la guerra non sta andando bene. La seconda possibilità è un attacco invece lanciato o da una squadra speciale ucraina o da dei dissidenti russi che si trovavano però molto più vicino al Cremlino. Su questo restano ovviamente i punti interrogativi. Certamente chi guadagna da questo attacco non sono gli ucraini, non è Kiev che infatti si è immediatamente distanziata dall'attacco stesso, e chi può guadagnare qualcosa sono i russi, in quanto possono giustificare così gli attacchi che si sono immediatamente intensificati contro i civili ucraini e possono, insisto, chiamare la propria popolazione, il proprio fronte interno a una partecipazione emotiva, diciamo così, ecco, più attiva alla guerra. Siamo in prossimità della festa del 9 maggio, vedremo che cosa accadrà sulla Piazza Rossa di Mosca quel giorno.